di riformare l'Europa, il sottosegretario degli affari europei, Luciano Pannacaraccio, prego. Allora, il tema è una complessità estrema per un motivo abbastanza semplice. Bisognerebbe conoscere cosa significano le norme scritte nei trattati. O meglio, innanzitutto bisognerebbe conoscere quali sono le norme scritte nei trattati e nella infinità di fonti poste in una voluta anarchia, perché loro non riconoscono quel sistema garantista della democrazia che è la gerarchia delle fonti. Quindi, innanzitutto bisognerebbe conoscerle, secondo bisognerebbe capirle, dopodiché, fatta questa valutazione in base all'esperienza, quindi la premessa, poi diciamo la sintesi di questo, dovrebbe essere capire quali sono state le modalità applicative e gli effetti economici e sociali di quel fenomeno che noi chiamiamo i trattati.